Grazie Stefano, una folla commossa ha partecipato ai funerali di Piero D'Inzeo che si sono celebrati presso l'ippodromo militare in via Tor di Quinto. L'indimenticabile campione di equitazione aveva 90 anni, aveva vinto 6 medaglie ai Giochi Olimpici. A novembre si era spento il fratello Raimondo. Andrea Marini. È stato l'ultimo vero cavaliere militare. Così, ripensando al passato, con miti come Alessandro Bettoni o Silvano Abba, che alternarono l'attività agonistica a livello olimpico al mestiere di soldato in guerra, caricando questi con il Savoia anche ad Inzbuscensky, dove Abba morì, il funerale di Piero D'Inzeo di questa mattina a Roma, nell'ippodromo militare di Tor di Quinto, chiude veramente la storia. Perché Piero D'Inzeo, quasi 91 anni, un oro europeo nel 59 che valeva come un mondiale, 8 Olimpiadi alle spalle con 6 medaglie, tra le quali l'argento individuale a Roma nel salto ostacoli, dietro al fratello Raimondo, si sentiva essenzialmente un militare, con il senso del dovere e l'attaccamento alla bandiera. Quella tra i due fratelli dell'equitazione italiana, con un cognome che è divenuto vera icona dello sport equestre, fu rivalità sul campo, non nella vita, ma anzi dopo la scomparsa di Raimondo il 15 novembre scorso, Piero si crucciò che il fratello più giovane di 2 anni lo aveva battuto anche sul traguardo della morte. Così Piero D'Inzeo parlava della presunta rivalità al nostro microfono nel giorno del 50° anniversario della loro medaglia olimpica di Roma. Devo dire che la rivalità non c'è mai stata e ci si proponeva di essere sempre meglio dell'altro, ma questa era emulazione e non era certo rivalità. Il funerale di oggi ha salutato il colonnello, come era chiamato nell'ambiente, con il pieno spirito equestre. Tanti cavalieri, onori di un picchetto montato, la bara posata sulle balle di paglia di scuderia, guanti e frustino, e davanti, a simbolo di infinite vittorie, le medaglie olimpiche di Roma 60, l'argento individuale ed il bronzo di squadra. A lui si è piegato quasi spontaneamente anche lo stendardo di guerra di Montebello. Forse questo è quello che l'avrebbe più commosso.